Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come avete già letto dal titolo, oggi nuovo video sull'upgrade della mia attrezzatura. Ebbene sì, c'è stato un nuovo upgrade, alcuni di voi sotto nei commenti dei nuovi video se ne sono accorti e oggi ve ne parlo. Ma prima di iniziare, via con la sigla. Ok, facciamo un piccolo recap. Allora, la mia avventura su YouTube è iniziata, si può dire, ufficialmente con la mia YI4K, che vi metto qua il video originale, lo trovate qua sotto sul canale, se non l'avete visto andatevelo a cercare. È un video che registrai quasi un anno fa, no, più di un anno fa, quasi 2 anni fa penso, sì, perché era praticamente Halloween 2 anni fa, e una telecamerina molto piccola, una action cam, molto comoda, molto buona per il prezzo, stava sui 120 euro quando l'ho presa io, in sconto, mi ha accompagnato praticamente a Mirabilandia sotto la pioggia, in Giappone, e a Sharm el Sheikh, ci ho già fatto un botto di viaggi, la via del sale ci ho fatto anche, mi sembra, sì, anche la via del sale. Quindi praticamente era veramente da guerra, la portavo ovunque, la mettevo sulla macchina radiocomandata per fare quelle riprese di alcuni filmati molto fighi che vi metto qua, se riesco, e è veramente, veramente bella. Bene, dopo quasi 2 anni di onorato servizio, si è schiantata al suolo. Vi spiego, la situazione più o meno è stata quella. Ero qua sulla scrivania, stavo registrando un video e il caro signor Zen, che vi presenterò tra un po' sul canale, ma per chi mi segue in live o sui social già conosce, ha deciso beatamente di saltarci contro per giocare, facendola precipitare al suolo e questa si è schiantata proprio così per terra e si è sbrindellata. O meglio, era ancora chiuso, cioè nel senso non è che si era aperta come un uovo, Però tutto, cioè, non funzionava più nulla, quindi contatta l'assistenza in Italia, non rispondono, dopo una settimana non rispondevano, ho detto ok, io devo registrare il video, troviamo un altro metodo. Mi sono messo a cercare tutti i negozi che si tendevano di assistenza e riparazione della Xiaomi, perché la YI era un sottoramo, penso, della Xiaomi, e praticamente tutti mi dicevano, no, guarda, noi non trattiamo le fotocamere, soltanto i telefoni, bla 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 bla, e quindi io, va bene, grazie. Allora, contattiamo la Xiaomi originale, quindi in Cina. Io scrivo questa mia bellissima mail in inglese, loro mi rispondono il giorno dopo, quindi almeno lì la risposta è stata veloce, peccato che mi hanno risposto in cinese, proprio con i caratteri cinesi, ok? Fortuna che io ho la mia host family e i miei friend cinesi di quando sono stato in Cina, e quindi io l'ho fatta tradurre a loro e mi hanno detto sostanzialmente che la mail diceva che ciao, grazie per averci contattato, ci fa piacere che la fotocamera ha funzionato bene, ma noi adesso non produciamo più questa fotocamera, quindi l'assistenza non funziona più, se ne vuoi ancora uno uguale te lo devi comprare su Amazon, abbiamo anche notato che su Amazon Italia è esaurita, ti consigliamo di comprarla su Amazon America. Vado a vedere il prezzo, era 5 volte sopra quello che costava una volta a prezzo pieno, quindi ero tipo no. E sotto la mail finiva con, comunque se pensi invece di essere in grado di aggiustarla, aprila pure e tanto comunque l'assistenza non è più valida. Io ero tipo, grazie. Vabbè, quindi mi metto lì, io comunque sono uno smanettore di merda, uno di quelli che a 5 anni era giù in cantina con col cacciavite ad aprire le macchinine che non funzionavano più per sistemarle, quindi comunque un minimo di elettronica me ne intendo, per quanto non l'ho mai studiata, quindi non so i nomi precisi, però un minimo me la cavicchio, ecco. Un saldatore lo so prendere in mano senza ustionarmi, almeno quello. Bene, la apro e vedo il connettore che porta il segnale dalla motherboard, quindi dalla scheda madre della fotocamera, al display touchscreen dietro, aperto. La plastica che tiene schiacciato il connettore era... Quindi in sostanza mi dico, va bene, io sapevo già che quella roba lì non si aggiustava. Comunque ci provo a mettere un po' di scotch per provare a spiaccicarla di qua di là, ma non è cambiato nulla. Avevo anche pensato, stupido io, che visto che la macchina non andava più perché andava in recovery, perché non sentiva il display, di entrare nel software, disattivare il display e utilizzare la macchina fotografica senza schermo e al massimo con l'ausilio del telefono, tanto comunque tramite l'app vedevi le cose sullo schermo, no? Peccato che provando ad entrare all'interno del software, loro ti dicono sto cazzo perché ci hanno messo una password, quindi l'hanno bloccato, e per accederci devi avere appunto dei permessi e dei software speciali, non puoi accederci così a caso avendo un qualsiasi programma per programmare, insomma, ecco. Quindi, preso dalla più completa disperazione, decido di iniziare a mettermi alla ricerca di una nuova macchina fotografica. La scelta era, prendo un action cam,
Prendo una cam più seria? Che cacchio combino io nella mia vita? Bene. Dopo un tartassamento di amici che gli ho chiesto praticamente la qualsiasi a tutti i miei amici, comunque che fanno video, modificano foto e tutto il resto, la scelta era su prendere delle action cam, di sicuro non GoPro, erano comunque marche cinesi perché le GoPro io le vedo molto costose e molto poco funzionali per quello che ci devo fare io, quindi comunque registrare anche l'audio, e le GoPro, per come le vedo io, almeno quelle economiche che non vai a spendere 500 e passa euro, hanno un audio un po' di merda. Avevamo trovato qualche action cam con un audio buono, a un prezzo abbastanza buono, però io reduce dall'ultima action cam, quindi dall'Y-I, che sì, perfetta finché ti pare, però il software ogni tanto si incartabellava per i cacchi suoi, bloccava il filmato e bisognava strapparvi la batteria per farla ripartire, e già lì mi era successo un paio di volte in situazioni critiche, e il calendario l'ho sfogliato tutto con tutti i santi. In più, comunque, un action cam hai la qualità che hai la qualità, cioè nel senso non hai tutta una qualità bellina, carina e tutto il resto, quindi mi sono detto, sì, magari aspettiamo un po', ma ne prendiamo una seria. Quindi mi sono messo a cercare delle macchine fotografiche da vlog, o comunque per fare video, un pochino più serie. E quindi adesso vi presento la mia nuova macchina fotografica. Questa è la mia nuova macchina fotografica, è la Canon EOS M100. È una compatta, ha lo schermetto che è reclinabile, adesso non ve la mostro perché la sto filmando, ma comunque dopo qua vedete qualche ripresina mentre io parlo. È veramente bellina come macchina fotografica, mi piace veramente un sacco. E la confezione, che io ho trovato un po' scarna, mi aspettavo un pochino più di accessori. Troviamo la macchina fotografica, un obiettivo da 15-45 mm e una batteria, nient'altro. Vabbè, ovviamente il laccetto e il caricatore, ragazzi, il classico caricatore Canon. E purtroppo non c'era la custodia, che ho ordinato in seguito su Amazon, e anche la scheda SD, fortuna ce n'avevo già per la vecchia macchina fotografica, andavano bene. Monta delle schede SD, quelle normali, quelle grandi, io c'avevo le micro SD per l'action cam, con l'adattatore si gestisce tutto senza assolutamente problemi. L'ho un po' testato in questi giorni e tutti gli ultimi video che avete visto nelle scorse settimane sono stati girati con questa macchina fotografica e io mi ci trovo veramente veramente bene, è veramente compatta. Manca un po' di grip, devo ancora abituarmi a tenerla in mano, magari prenderò un poll per quando vloggo, per questioni di comodità. Mi piace un sacco le riprese che fa, l'audio mi sembra comunque molto buono per aver soltanto dei microfoni integrati. Si può montare un microfono esterno, ma ragazzi, al momento sono a budget limitato dopo la spesa della macchina fotografica e quindi devo un attimo risparmiare. E anche le foto mi piacciono veramente un sacco, sto iniziando a modificare, sto entrando anch'io nel mondo mistico dei modificatori di foto RAW e mi sto facendo insegnare da dei miei amici e alcuni risultati mi sono venuti decisamente bene. Vi metto tipo qua una foto o anche qua un'altra foto. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Ho reputato necessario fare un aggiornamento sulla mia attrezzatura perché, così come avevo fatto il primo video sulla mia attrezzatura, penso che ne farò tutte le volte che si aggiorna qualcosa, sia per necessità che per voglia mia. E mi rendo conto che sono video un po' fini a se stessi, non portano nulla di nuovo, però comunque vi mostro la mia attrezzatura, vi spiego perché la qualità comunque varia sul canale e comunque ad alcuni può interessare, magari sono interessati alla macchina fotografica e che è comunque una mini recensione nell'insieme di tutto il resto, ecco. Detto questo, io vi ringrazio ancora per essere rimasti qui con me fino adesso. Vi ricordo che mi trovate su tutti i miei social che trovate qua sotto in descrizione, c'è il link, così entrate direttamente. Vi ricordo che in particolare potete entrare sul gruppo Telegram nel quale potete avere a che fare con me insieme a un sacco di altre persone super interessanti. E detto questo, noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!